benvenuti in questo nuovo video. Ci troviamo in macchina con Luna copilota perché stiamo andando in montagna. Saremo ospiti della Val di Fiemme per questi 3 giorni a sciare sulle piste. Proveremo i diversi comprensori dal mare alla montagna. Siamo felicissimi anche perché è il compleanno di Jimmy e Jimmy, come sapete, ama sciare. Io sono team snowboard e dovete sapere che la Val di Fiemme è proprio dove io ho iniziato ad andare sullo snowboard. Tanti anni fa, i nostri primi viaggi, ci sono anche i vlog di quelle vacanze, sono state proprio qui nella zona di Predazzo. Noi saremo a Cavalese, ma ci muoveremo tantissimo per scoprire tutta la valle e sono felicissima. 3 giorni sulle piste, cibo da montagna, raga, I'm ready. Yes, let's go. Copilota, sei pronta? Sei pronta? Sì. Siamo all'autogrill e stiamo aspettando Jimmy. Io sono in macchina con la bimba. Tutti i vlog di viaggio che si rispettano iniziano con una cosa: il road tour. Chi siamo noi per non farlo? Nessuno. Let's go. E là, il più facile, no, di sempre. Vabbè. Ce l'hai fatta la prima, non ci credo. Welcome alla nostra stupe, ragazzi, meravigliosa camera con dettagli in legno. Ci sono proprio pezzi di legno immerso con vista montagne, neve. Siamo pronti per sciare. Babbo, chi c'è? Ma qui abbiamo trovato un gattino. Ma chi è lei? Ma chi è questo gattino? Miau. Sono Luna. Questo è il soggiorno, poi da qua si va in camera da letto, meravigliosa. Legno ovunque. Legno ovunque mi fa impazzire veramente. Ma soprattutto? Legno vero? Soprattutto lei. Cioè. Vabbè. Cioè, di cosa stiamo parlando? Vabbè. Due scalini e beh, stasera ti fai la vasca, esci, vai a letto, ma ora un pochino di riposo in hotel e poi andiamo a assistere a uno spettacolo magico. Non vi dico niente, lo vediamo dopo. Siamo venuti all'altopiano di Lavazze per ammirare lo spettacolo del, lo dirò malissimo, Enro Sadira o Enro Sadira sul Latemar. E ragazzi, è uno spettacolo meraviglioso perché si tratta del tramonto dove le cime delle montagne si dipingono di rosa. Quindi io, Jimmy, già inizio a vedere un po' di nuvole. Non voglio dire, non voglio dire, ma vedo delle nuvole. Noi e la nostra sfortuna con i tramonti. Yes. Che profumo! Non è scontato. Canaderi con pere e noci. Buongiorno, amore mio, buongiorno, ciao Gioletto, ma cosa non sei con questo musino? Ciao Mani, ciao. Sveglia questa mattina presto perché abbiamo la lezione di snowboard alle 9 e dobbiamo salire sugli impianti, eccetera. Quindi ora fatta colazione, un po' trafogata. Vestizione time,
inizia a mettere su gli strati and we go snow and she. Silvia pronta col maestro. Ora ci ritroviamo qui fra un'oretta. Divertiti. Ciao. Ciao. Buona lezione. Ciao ragazzi. Ciao. Quello di cui sono veramente curioso è vedere se quest'anno almeno si ricorda come allacciare gli scarponi. Ce la farà? Già vedo che guarda troppo il maestro. Vado? Certo. Let's go. E la Madonna, quantità di tartufo non indifferente. Wow, siamo pronti per metterla sulla griglia. Cioè, quattro dita, mamma mia, ma è esageratamente grande. Adesso? Ma dopo tutto! Non lo so, continua a tagliarmi la strada! Ma che te l'ha tagliata? Che io sono in terra per non venire addosso a te! Vabbè. Mi sconcentri! Ma è un problema tuo! No. Cioè, scusa! Stai nel tuo! Ignorami! No, non può! Più forte di lei! Terminate la giornata sulle piste, siamo scesi nella zona wellness dell'hotel e guardate questa zona relax perché è... cioè, penso di non averne mai vista una così bella. Wow! Meravigliosa! Cioè, guarda questi lettini! Le amache, guarda che bello! E con questa vista. Wow! Trattamento qui alla spa con questo lettino fluttuante. Ci sono 400 litri di acqua sotto, poi la pedana scende e tu tipo fluttui nell'acqua avvolta da questo telo, quindi non ti bagni. Oh, tu hai fatto le tue creazioni. Sì, un preziosito. C'era la foglia, però secondo me questa era la funzione della foglia. A te l'odore. Dai, iniziamo sti festeggiamenti. Manca poco. Ho capito che il compleanno è tuo. È mezzanotte. Auguri a te. È il tuo compleanno. È il tuo compleanno.
ditemi come faccio io a non sciogliermi quando questa è la nostra borsa dei caschi, degli scarponi, vado a prenderla, che ti ci ritrovo? Ma la gattina, ma io posso avere... Hai voglia di venire sulla neve, Luna? Eh? Venire sulle piste anche tu? Comunque, oggi, 3 febbraio, è il compleanno di Jimmy! E io lo farò sapere a tutti! Sì, sì! È il tuo compleanno, è il tuo compleanno, è il tuo compleanno, è il tuo compleanno! Yes. Questa cosa curiosissima, i pancake fatti al momento, no, non si provano, un po' di uova, affettate formaggi di ogni tipo, tantissimi dolci fatti in casa e angolo latti e yogurt e un pochino di frutta secca e marmellata. Sapete cosa sta arrivando, lo sapete, è inutile negarlo, forchettina, ovettine, pane ino e una fettina di formaggio di queste zone, tutto di qua. Belle bavose. Oggi siamo al comprensorio dello Ski Center Latemar. Questa è una mente enorme. Cioè, raga, sto cercando di capire che piste fare. Diciamoci la verità, se vi piacciono le piste nere e l'adrenalina, qua c'è l'imbarazzo e la scelta, raga. Davvero, che spettacolo. Ci sono delle viste pazzesche. Migliore zona per festeggiare il compleanno non ci poteva essere. Nella... Appena finito di pranzare in questa cima, questa baita con una vista stupenda, ragazzi, raga, mi sono spaccata. Stamattina Silvietta si divertiva a cadere. Troppo gasata da ieri, oggi proprio male male. Ho iniziato che me lo sentivo, ho detto... Cioè avevo la tavola che puntava le piste nere e tipo io lì, no, non ci voglio andare. La tavola andava da sola, a un certo punto mentre scivolavo verso una nera mi sono piantata per dentro, no. E poi, ma poi da ferma, cioè veramente in modi assurdi, sono caduta. Prima ho battuto una fortissima ginocchio e già lì ho detto a posto. E poi quando esci di testa, cioè quando non ci sei più con la testa, si aggiunge la stanchezza, la frustrazione e la fine. E infatti poi, verso la fine, prima di arrivare a pranzo, sono ricaduta sul fianco, sempre sinistro. Quindi ho tipo il lato sinistro fuori uso, ragazzi, il destro... Mi dispiace non aver fatto un video alla Silvia. Che stronzo! No, alla seconda caduta! Più o meno eravamo ai livelli del video di 5 anni fa, eh. Eravamo lì, eri piegata, hai scrollato... Io da lontano ho visto la testa scrollare. Perché mi sono ritrovata... Cioè, sono caduta di sedere. L'ho raggiunta, le parole di Silvia sono state... No, aspetta... Stavo piacendo. Che vista, bellissimo. Infatti guarda, avrei voglia di andare a sciare, però anche godersi sta vista qui è... Che meraviglia, è roba da fuoco. Ma secondo voi, da buon toscano, potevo non concludere la giornata con questa pista qua? E qui abbiamo ben 60% di vediamo. Che spettacolo! Fatto la nera! Dai. Fatto la torre di Pisa! Potevo non finire con la torre di Pisa! Siamo sull'Alpi in coste! Oddio! Allora, praticamente siamo su questo trenino
Ci sono io su rotaie che ora salendo ma poi dovrà anche scendere e ci sono delle leve per decidere la velocità. E chi le usa le leve? Non io. Si vola. Siamo pronti a partire su Brucamela. Ciao. È il suo compleanno. È il suo compleanno, papà. Auguri! Grazie! Spingere le leve. Press the levers and start. Press the levers and start. Oh, vai, mettila al massimo. Cosa vuoi che succeda? Dossi! Il video YouTube, poverini ragazzi, poverini mal di stomaco. Giù, giù, frena! Veloce, veloce! Oh là là! Oddio, oddio, oddio! Via tutto veloce, via tutto veloce! Non frenare, non frenare, vai, vai, vai! Io vorrei prendere le mentali! Se si vede, non so se rende, ma è meraviglioso, è rosissima, wow, wow. Può essere anche buio il video, ma i colori del cielo sono veramente questi. E auguri. Grazie. Amore. Tagliolini, guanciale, pecorino e tartufo. Tartufo. Porcino. Esprimi un desiderio. Esprimi un desiderio. Non lo spengere, non si guarda. Yeah! Sì, questo musico è d'arte, giusto? Ultimo pranzo prima di partire. Questo è il filtro sulla carne insalata. Filtro Trento Doc. Filtro spumante Trento Doc. Terminiamo in bellezza. Meraviglia di verdure. Questo è il fondo. Finalmente i crauti. Questa mattina siamo al comprensorio di Lusia, che è dove ho imparato ad andare sullo snowboard per la prima volta. Qui le piste, soprattutto la prima pista, sono tutte blu, quindi sono molto pianeggianti, un po' di pendenza, però sono perfette per imparare a sciare. E infatti qua io ho imparato ad andare sullo snowboard e oggi hai preso le tue prime culate. Sì, ci sono i video. Se mi seguite da tantissimo tempo, perché è ben 5 anni fa, ma c'è il video e siamo qua a sciare. Bellissimo, che emozione. E il fatto è che oggi c'è moltissimo vento e tutto il comprensorio è praticamente chiuso, quindi si può solo sciare qua. Quindi ne abbiamo approfittato per divertirci un pochino, per studiare un po' le basi, perché comunque sì, so scendere e andare sulle rosse eccetera. L'altro giorno ho fatto persino la nera, però è bello anche un po' tornare indietro, riprendere un po' e mettere i punti fissi sulle basi. Scendiamo, ultima pista e torniamo a casa. Com'è stato questo weekend? Il weekend del tuo compleanno? Semplicemente meraviglioso. Ieri sera eravamo ubriachi. No, tu eri ubriaca. Tu veramente. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. E come dico sempre, fateci sapere quello che più vi è piaciuto. Se preferite andare sullo sci o sullo snowboard. Basta, noi ci vediamo al prossimo video. Qualsiasi cosa fate da queste parti, è bello tutto. Noi siamo arrivati a dire addirittura che sarebbe curioso provare lo sci di fondo, e questo è dire tutto. Va bene. Quindi
è una sicurezza. Qui il divertimento non manca in qualsiasi modo. Val di Fiamme approved. Ciao, passo lo spengo. Arrivata ed è fine. Yeah. Ahimè, è fine. Stiamo lasciando le montagne che ci salutano con questa che ci salutano così. Wow.